Bambini scomparsi, inghiottiti in una voragine di silenzio, come Denise Pipitone, svanita nel nulla dalla sua casa di Mazara del Vallo, o Angela Celentano, di cui si persero le tracce sul Monte Faito durante una gita. Sono i casi più conosciuti, ma ogni giorno nel nostro paese scompaiono 30 bambini e solo 19 vengono poi ritrovati. Numeri impressionanti diffusi al convegno organizzato da Telefono Azzurro in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi celebrata oggi. Sulle oltre 17.000 denunce di scomparsa nel 2021, il 72% sono stranieri, mentre quasi uno su tre è italiano. Oltre 8.000 di loro sono ancora da rintracciare. Un fenomeno drammatico che si conferma anche quest'anno, con 3.859 bimbi scomparsi in soli 4 mesi. Fondamentali sono le prime ore dalla scomparsa. Quindi segnalate sempre e tempestivamente la scomparsa di un minore. Riferite tutte le circostanze utili, senza timore o imbarazzo. Raccontate senza vergogna di una lite, di una discussione, di un momento di disagio del vostro ragazzo. Ricordatevi che la scomparsa può essere segnalata da chiunque, non per forza da un familiare. Per sconfiggere questa piaga dobbiamo superare il silenzio, sottolinea la ministra per la famiglia Elena Bonetti. Un'emergenza che si è allargata negli ultimi mesi con i bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina. Sugli oltre 40.000 minori arrivati in Italia, 4.660 sono soli, senza genitori. Minori non accompagnati che hanno bisogno di essere protetti perché altri come loro rischiano di essere vittime di tratta e sfruttamento.